Agi, morta dopo 2 giorni di coma Miriam, la 31enne italiana investita nel centro di Parigi da 2 ragazze in monopattino. Lo riferisce Le Parisien. La polizia ha chiesto, siamo tutti distrutti, dichiara un parente di Miriam alla testata transalpina. C'è anche rabbia. Le 2 giovani donne, che hanno travolto la vittima con il loro monopattino, non si sono fermate. La donna, originaria di Capalbio, era stata investita lunedì a 1 di notte mentre passeggiava con un'amica sul lungo fiume, nei pressi del Ponto Change. Travolta dal monopattino che procedeva ad altissima velocità, Miriam è caduta e ha battuto la testa contro il marciapiede. I sommozzatori della brigata fluviale che stavano pattugliando la Senna sono usciti dalla loro barca e hanno cercato di rianimare la vittima in attesa dei soccorsi, che hanno trovato sebbene il suo cuore fosse tornato a battere dopo un massaggio di 30 minuti, la 31enne è stata poi trasportata priva di sensi all'ospedale PTS Salpêtrière. I medici erano molto pessimisti, indica una fonte vicina.